Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in una nuova puntata di The Banding of Isaac Afterbirth Plus. Io sono Ser e questo è il mio canale. Ciao a tutti. Allora, io voglio provare a fare quell'achievement maledetto che è battere The Lamb senza mai, cioè potendo prendere su, non potendo prendere bombe, cuori da per terra, bombe, cuori e bombe, cuori e soldi. Proverò a fare una run con lui, il nostro caro, carissimo amico Isaac. Non è detto che ci riusciremo, non è facile a volte schivare i cuori se si mettono. Cazzo, questo è buono. I trinket, se non erro, si possono prendere. Se non si possono prendere, ho già perso. Ma lo saprò chissà quando perderò effettivamente. Prendere danno al primo piano non mi preoccupa particolarmente, soprattutto perché oggi da stanco. Chiavi sì, è l'unica cosa che possiamo prendere insieme ai consumabili vari. Va bene, prendiamolo il danno. Basta che non si esagera. No, sì. Un attimo. Allora, abbiamo appena ovviato al problema delle bombe. Perché bombe ce le abbiamo gratis. Perfetto, i soldi non si possono raccogliere. Neanche le bombe. Perfetto, vediamo se per caso qua c'è la stanza. Non c'è problema di tempo. Anzi, un attimo. Non c'è problema di tempo, in queste run. Quindi ce ne frega relativamente, insomma. Perfetto. Chiaramente gli HP possiamo prenderli in altri modi. Quindi vediamo. Bello, non si vede una fava. E allora, in più possiamo scappare dalle stanze, giustamente. Mi raccomando, non prendere soldi, non prendere soldi, non prendere soldi. Non prendere bombe. Ok. Serviti di. Saltare come un pirla. Questo è un modo per prendere cuori, per esempio, però dobbiamo schivare le bombe. Allora, no. Preferisco i patti con l'angelo, sperando di trovare nei patti con l'angelo. Sì, lo so che ho evitato la stanza degli oggetti. Sperando di trovare nei patti con l'angelo oggetti, non cuori blu, perché i cuori blu non posso prenderli, ma oggetti, sì, il cuore nero ce l'ha dato l'oggetto, quindi va bene. Soldi possiamo spenderne a patto che, non so, troviamo dei quartet, troviamo il dollaro, troviamo robe del genere. Quindi sì, ma con criterio. The Soul, per esempio, un ottimo oggetto. Ci dà cuori blu e ci permette di schivare i colpi. Schivare relativamente, ma schivare, insomma. Ci provo, insomma. Vista male. Perfetto. Questa era la cosa più bella che tu potessi fare per me. No, preferisco questo. Speriamo di non doverci più passare. Ok. Perfetto.
Non l'ho vista malissimo. No, 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 fermi, fermi, fermi. L'ho presa malissimo. La chiave mi serve perché è l'unico consumabile che posso prendere. Scriviamo tutto. Sta bene. Bravo che ti fai male da solo. Quello è un problema. Come la fermo quella palla? Facendo non andò addosso a lui. Ho consumato più cuori in questa run. Per fortuna continua a darmi HP perché altrimenti la darei dura. Allora, speriamo di trovare la strada più o meno corretta. Quello lo volevo. Prendo questa, va bene, uguale. Ah, non c'è niente, dove sto andando pure io. Interessante. Bene. E le pillole posso prenderle, però visto che la run è decente. Morire? Ok. Non posso raccogliere i cuori, non posso raccogliere i cuori. Posso raccogliere i cuori. Mi devo ricordare sta cosa perché sarà terribile. Adesso vi sapete quello come colpisco però. Ah, ok. Non posso raccogliere i cuori. Va bene così. Va bene, niente patto. Magari da poterlo usare. Ma basta. Sì, apro poi. No, no. Andiamo giù, andiamo giù. Già mi vedo messo malissimissimo proprio. Ecco, questa è una bella stanza di merda. Oh. Se no, non sono convinto. Non sono convinto per un cazzo. Sì, ma mi dai l'HP quello che riempie gli HP? Cioè, mi sta benissimo gli HP messi così, però. Curse of the Buio.
Ciao. Manca ancora un ragno. Esatto, questo è l'unico modo per avere cuori molto gratis. Così a random. Un attimo che io questo lo ricaricherei però. Cazzo. Non male. Non ho ancora trovato abbastanza di oggetti però. Mi sa che manco la trovo, infatti. Se ne andiamo. Come si suole dire dalle mie parti. Se no, non si riesco a ricaricarlo. Ok, un cuore che sta lì bene. Vediamo se riesco a mutarlo in qualcosa di interessante. Sì, vabbè. Sarebbe stato meglio un pyromaniac, ma giusto per non farsi danno da soli. Questo è interessante. Questo. Perché l'altro non posso usarlo, perché mi droppa cuori a terra e non posso raccoglierli. E quindi no. Però questo mi garantisce un po' di danno, no? No. È sempre 3,5 il danno. Mai un oggetto, eh? Mi raccomando, non sia mai. Avevo una paurissima che mi fosse finito letteralmente sopra. Credo che purtroppo lo farò, perché sono abbastanza obbligato. Anche se giusto uno sguardo, no, eh.
sì, lo faccio, dai, me ne frego. Ok, bisogna sempre andare da delle embe, sempre perché prima ho provato a fare zip con pochi scarsissimi risultati. Sì, no, sapevo che era lì, in realtà. Roba non interessante. Ma quasi quasi di qua. E invece no. E proviamo su. Tanto non è da sta parte, già ho capito. L'andazzo qual è? Questa sì. Merda. Credo che di poterlo prendere, ma non... Credo di poterla prendere. Addirittura due. Quelle, ecco, quelle le posso usare. Le cacche arcoba. Aghiz è tanta roba. Oltretutto, o boss doppio, che potrebbe essere un doppio Scolex da ste parti. Oppure ci è capitato Mr. Freddy lì, come cacchio si chiama? Mr. Fred, esatto. Oh. Ok. Qualcuno lassù ci ama. Però ma, cioè posso sparare bombe più velocemente e basta, cioè non ce ne frega, il resto non conta. Mi ha abbassato la velocità delle lacrime e quindi le sparo più vicine. Sai sì. Potrebbe essere un problema questo. Grande! Fermi tutti. Però pochi cuori, pochi pochi pochi. Ho avuto pochi potenziamenti per le bombe. C'è da dire. Grazie delle stanze facili, eh. Maledetti.
che cazzo è stanza? Ma che non l'ho mai vista. Che cos'è quella stanza? No, non scelto azzardare. Oh. Così random, non so neanche cosa ha droppato. Voleva quel danno. Dai, fammi trovare il boss però. Questi si fanno fuori più o meno da soli. Dovrebbe essere un altro ragno, due addirittura. Io ci spero, ma a questo punto non credo. Perché pulsi? Era normale che non fosse qua, no? Sì, però. Chi è rimasto? Tu? Veramente? Dai, Satana. Dai del tuo, fai del tuo meglio. Ho usato Algiz, giuro, mi sono accorto di aver usato il dado e poi ho usato subito Algiz e non me l'ha preso. Ve lo giuro che l'ho fatto. No, vabbè, morì così, no, però. Cioè, giuro che ho fatto spazio e poi quando mi sono accorto di aver fatto spazio per errore, ho spinto Q. Cioè, vuol dire che l'animazione del dado impedisce di usare la Q. Cioè, non mi sono mosso perché ho detto ho usato Q, quindi adesso entra lo schermo e sono vivo. Cazzo. Era una bellissima partita. Voglio morire. E niente, morirò un'altra volta. Che devo fare? Niente, ragazzi. Ci abbiamo provato, come sempre. Arriviamo da ste parti e moriamo. E niente, dovremmo trovare una run super figa. Non ce n'è. Magari cercando di prendere tutte le stanze e gli oggetti. Potrebbe essere un inizio, effettivamente. Va bene, ragazzi, spero che il video vi abbia sollazzato. Questo dovrebbe essere, la vediamo. Domani è martedì, mercoledì, giovedì, è il video di giovedì. Quindi dovrò fare un'altra sessione registrando venerdì e sabato, perché poi vado in vacanza. Oh, sabato è il mio compleanno, fatemi gli auguri, eh. Ciao!